2 anni. Poi da 2 anni sono su questo carro. Poi la mia storia del carnevale nasce nel 2000. Totale sono 22 anni che ho festeggiato il 20 febbraio di quest'anno. E guarda caso che c'è, nel 2000 alle ore 15 era il primo corso martellato del 2000. Quest'anno, al giorno 20 febbraio, è scoppiato il cannone zero, ho festeggiato 22 anni della master di carnevale. Non ho capito, ripetimi la domanda. Perché mi ha colpito di più questo, perché ho visto il Caristi e Carista mi piaceva il bottetto, faceva, non mi ha colpito. Poi, un'altra domanda? Vabbè, siamo con un carnevale, 4-5, campione. Il più brutto risponde lui. Il Ci vuole brutto. così di ore per arrivare con la macchina. Andiamo dalla Svizzera. Paese lontano, lontano. Sai dov'è? Sì, sei già stato. No, non ancora, si dice. Quello è Oh, bellissimo. bello! Però il microfono lo devi tenere così, se no non si sente. Perché se no non ti sentiamo, noi siamo un po' vecchi. Come finto? Non è mica vero che è finto, eh? Guarda che... Tu come ti chiami? Ah, quello lì quello vero. Ah, quello lì quello vero. Non ho capito. Nicolas. Nicolas. Che bel nome, cavolo. Nicolas. Ciao Nicolas. Quanti anni hai, Nicolas? Cinque. Cinque? Cinque. Mamma mia, ma sei 12 di bravissimo. luglio. Ma dimmi un po', da quanto 12 di tempo luglio. intervisti a tu la gente? Da quanto? Già da quando eri piccolo? Diciamo è dal secondo corso. È dal secondo corso? Hai già esperienza, già bravo. Ma noi ti abbiamo già visto però, sai? Sui social ti abbiamo già visto. Si vede che sei sì. bravo E ti allora, aspettavamo. Siamo orgogliosi di averti incontrato. Siamo contenti. Di questo qui, dell'Allegrucci. Lo sapevi? Ti piace? Sono 4 anni che vado sul suo carro, quindi ormai è una tradizione. Il primo anno che sono andata sul suo carro aveva fatto Biancaneve. Ah sì? Ti faceva paura Biancaneve? Questo invece ti piace? Sì? Beh, speriamo. Va bene. Perché mi piaceva la formica. La vittima è la dato invece per il nostro la della nostra opzione però 2 anni primo anno ero sempre sul carro dei Bonetti, è una si chiamava malattia gravissima che Artemide. porta alla cecità, quindi un controllo semplicissimo da fare da non Già? Che carro sei? io sono il carro del sognatore. Da quanti anni è che sei su dalle Su 4 anni. 4 anni. Io sono stato in Biancaneve, Bravo. adesso anche 2 e mezza Eh sì, eh. Ma te farai parte, posso farti una domanda? Posso intervistarti io? Allora, a te, verrai il prossimo anno a fare il carnevale con noi? Certo, Randy, sarà un carrista. Bravissimo, un Viva! applauso. Perché ha voluto lavorare qui, diciamo, per le mascherate, diciamo? Allora, io ho voluto lavorare nel mondo del carnevale perché principalmente è la manifestazione più importante della mia città, fino a piccolo come te.
andavo a fare carissimo, anch'io facevo le stesse cose che fai te, a intervistare, a chiedere l'autografo. E poi avendo coltivato l'amicizia con Silvano, che lui è un grande artista, mi ha dato anche la possibilità di entrare a collaborare con lui. In che senso lavorare con lui? Nel senso, per dire, lui mi dice per dire, le cose più semplici. No? Io non ho qualità artistiche, non so fare dipingere, a modellare. Io so fare a coinvolgere, a spronarlo. Io sono un amico per Silvano. E cosa hai fatto, diciamo? Io ho impastato qualche foglio, cioè con la colla. E poi Silvano, nonostante il settimo posto dell'anno scorso, l'ho motivato a fare un lavoro, andiamo, non devi mollare, cioè, hai grandi qualità, forza. Non ho mai capito niente. Che Silvano è un ragazzo d'oro, va motivato a fare sempre meglio. Poi l'ha fatto bene la macchinata, cioè quando abbiamo visto proprio la persona, cioè l'ha fatti identici. Ha fatto penso che ha fatto la mascherata più bella della sua carriera, insieme a quelle isolate. Anche, cioè, hai visto, se tipo dici, se vuoi vedere Maria Teresa di Calcutta, sono fatti uguali, come se fosse Maria Teresa di Calcutta, cioè sono fatti troppo bene. È stato molto bravo, ha dimostrato di saperci fare e meritare qualcosa di più di una mascherata di gruppo. Va bene? Grazie. Carnevale di Arcino, più sei anarchico e genuino, più guadagni la celebrità.